il 2017 nella strategia di lancio di un modello nuovo, almeno un modello nuovo all'anno per il marchio Suzuki, è l'anno di Swift. Swift è una delle colonne portanti dell'intera gamma del marchio del costruttore di Hamamatsu. Ben 105.000 sono le Swift che circolano in Italia della prima, seconda generazione, lanciate rispettivamente nel 2005 e 2010. Ora, nel 2017, arriva la terza generazione che fa dello stile la sua prima colonna portante, uno stile aggressivo, dinamico, sportivo, al contempo elegante. Indubbiamente uno stile Swift che riprende alcuni stilemi caratteristici delle generazioni precedenti. Le novità dal punto di vista tecnico, prima di tutto sotto il cofano motore. Motori della nuova generazione, 3 cilindri, 1000 turbo e 1200 4 cilindri. Il turbo è un turbo moderno con una turbina a bassa inerzia, leggera e veloce nella risposta, così che Swift risponde immediatamente ai comandi dell'acceleratore. Ancora, la leggerezza della scocca della piattaforma nuova di Swift permette di limitare il peso ben al di sotto dei 1000 kg, poco al di sopra di 900 kg in ordine di marcia. Sono pesi che ricordiamo da vetture di molti anni fa, quando non c'erano tutti gli accorgimenti per la sicurezza e per il comfort di cui invece è dotata Swift. Che cosa significa leggerezza? Prima di tutto, consumi ridotti. E i consumi ridotti, infatti, sono uno degli altri vantaggi che Swift permette di raggiungere. Non solo consumi ridotti, ma anche emissioni e quindi un'attenzione all'ambiente. Oggi che l'attenzione all'ambiente è diventato un must per tutti noi per riuscire a salvaguardare la qualità dell'aria. La leggerezza della scocca permette di avere un assetto dinamico che risponde bene sia in termini di cornering, quindi capacità di dirigere la vettura all'interno della curva, sia in risposta al pedale del freno. La vettura è quindi ben frenata, gira velocemente e risponde velocemente ai comandi dell'acceleratore. Lo definiamo un pochettino l'effetto go-kart, anche perché la scocca permette di posizionare le quattro ruote molto vicino ai quattro angoli, quindi una vettura che risulta immediatamente al feeling piantata, come si suol dire, per terra. Ancora, tanta leggerezza si unisce comunque ad una sicurezza d'eccellenza. Sicurezza sia passiva che attiva. In termini di sicurezza passiva, gli acciai alto resistenziali permettono con un peso ridotto di modulare gli spessori delle lamiere per rinforzare la cellula abitativa dove si posizionano i passeggeri e il pilota e di restare più leggera dove non è necessario irrobustire troppo. Il tutto per raggiungere il top in fatto di resistenza all'urto. La sicurezza attiva invece è garantita da una serie di sensori e dispositivi elettronici. Abbiamo voluto chiamarli con nomi che si spiegano da soli. L'attento frena, il guida dritto, il resta sveglio fanno esattamente quel che dice il loro nome. Attento frena tiene la distanza di sicurezza dalla vettura che precede e arriva, se necessario, a frenare automaticamente la vettura. Il resta sveglio è un dispositivo che permette di identificare dallo stile di guida eventuali perdite di concentrazioni. In quel caso un dispositivo sonoro e luminoso avvisa il pilota e il conducente di riportare l'attenzione sulla strada. Infine il guida dritto. Dovremmo tenere spento il telefono mentre guidiamo, però forse qualcuno di noi cede alla tentazione di guardare quel messaggio che è arrivato. Bene, se deviamo dalla corsia, immediatamente Swift ci avvisa di riportare la vettura in corsia. Addirittura nella versione sportiva di Swift, il top di gamma, il volante da solo esercita una leggerissima azione di ritorno verso l'interno della corsia. Tutti questi vantaggi in tanto spazio.
in soli 3,84 m di lunghezza siamo a ben 260 litri di bagagliaio. Per i non tecnici, 260 litri vuol dire che un passeggino ci sta benissimo, quindi Swift può rivolgersi anche alle mamme, alle neomamme, visto che parliamo di passeggini. La gamma Swift al lancio, lanciata in simultanea in tutta Italia nelle scorse settimane, è disponibile da soli 10.950 euro. Secondo la strategia classica di Suzuki, tutto di serie senza sorprese, già ottimamente equipaggiata. We'll be right back.